stiamo preparando la tartare di manzo. Andiamo a tagliarla a listarelle abbastanza grossolane. Rigorosamente carne di manzo. Sono previsti, anzi rigorosamente filetto di manzo, anche se sono previsti poi anche altri tagli. Carne che comunque deve rimanere morbida. Questo filetto è un burro, quindi facciamo il classico taglio a cubetti. Tagliato a cubetti, poi va battuto in questo. Va fatto rigorosamente con un bel coltello a costa larga, quindi con un tranciante. Ovviamente oltre al filetto servono anche altri ingredienti. Quindi serve della cipolla tritata, dei capperi tritati, poi ci servirà del limone, dell'olio, della senape, della Worcester sauce, quindi salsa Worcester per dargli quel gusto tipico speziato. Io ci metto anche delle olive. Da ultimo andremo a mettere del sale, del pepe, la classica quantità QB, andrà a dare un gusto morbido e speziato, e della senape, non tantissimo, altrimenti andrà a dare una colorazione troppo evidente alla carne, invece dovrà dare soltanto il sapore. Ecco, e continuiamo ad impastare. Per ultimo, ma non da ultimo, mettiamo dell'olio. E prima di dare la classica forma tipo hamburger, ma poi le forme sono molto molto personali, però normalmente si dà la classica forma ad hamburger con il coppa pasta. Prima però lo lasceremo riposare per qualche ora. Se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace ed iscrivetevi al canale, mi raccomando. Sentiremo la nostra esperta di vini per l'abbinamento consigliato. Ed ecco pronto il nostro piatto. Abbiamo messo del radicchio con una salsa di aceto balsamico, dei pomodorini, olive da giasche, pomodorini secchi, pesto al basilico, senape, funghi. Buon appetito! Un rosso Maremma Toscana con dei profumi veramente avvolgenti. Pian del Crognolo, morbido, 2013, quindi ha subito comunque un lento invecchiamento, e abbiniamo un pane integrale sfornato in casa, pane nero. Buon appetito!